A 3 anni e mezzo dal suo annuncio ufficiale, l'attesissimo remake di Resident Evil 2 è finalmente arrivato ad offrire al pubblico un nuovo assaggio dei terribili orrori di Raccoon City. La promessa di Capcom era quella di offrire ai fan un titolo che, nel totale rispetto delle sue origini, fosse in grado di appagare appieno i gusti dell'utenza moderna. Un obiettivo ambizioso che, dopo aver testato a fondo la produzione, non possiamo che considerare pienamente raggiunto. Se da una parte gli eventi raccontati in Resident Evil 2 seguono la sceneggiatura originale del gioco, Capcom ha colto al volo questa preziosa opportunità per reinterpretare, con grande rispetto, alcuni dei momenti chiave della trama. Una revisione che si traduce in una messa in scena d'effetto, che nelle cutscene strizza l'occhio al cinema di genere e trae forza da una fotografia di qualità, cruda e avvolgente. L'ottima regia virtuale alterna momenti di grande dinamismo e rimandi alle inquadrature fisse tipiche della serie, con un copione che punta chiaramente ad offrire ai protagonisti una caratterizzazione più approfondita e meno macchiettistica. Se l'obiettivo raggiunto è quello di costruire un racconto più intenso e credibile, talvolta la scrittura si fa consapevolmente sopra le righe, lasciando che i personaggi tornino a sfoggiare un profilo da veri eroi d'azione. D'altronde, Resident Evil 2 rappresenta il punto d'unione ideale tra presente e passato della saga, proponendosi come un'esperienza tanto familiare quanto assolutamente fresca. Cambiano i dialoghi, i percorsi seguiti dai personaggi e perfino le ambientazioni, ma il titolo non abbandona mai i ritmi e le caratteristiche del proprio gameplay storico. Resident Evil 2 è ancora un survival horror in terza persona, più votato all'esplorazione che all'azione dura e pura. Un quadro ludico nel quale trovano spazio una gran quantità di rompicapo diversi, tutti nuovi di pacca, piuttosto coerenti con il contesto ludico e molto meno contorti rispetto agli originali. Più in generale, tutte le concessioni alla modernità in seno al gameplay sono pensate per supportare al meglio la qualità della vita dei giocatori, ma non per questo finiscono per diluire le sfumature hardcore dell'esperienza. Anche questo Resident Evil 2 torna a portare su schermo un'interpretazione decisamente classica del genere di riferimento, calando i giocatori in un mondo sorprendentemente ostile con una quantità piuttosto limitata di risorse. Un contesto ansiogeno sostenuto anche da una direzione artistica di grande impatto, rafforzata da un sound design eccellente che mantiene un senso di tensione costante. In questo senso, l'audio binaurale si conferma una delle armi più efficaci in mano agli uomini di Capcom, che sono riusciti a modellare un inferno fatto di atmosfere che, per la gran parte dell'avventura, lasciano con il fiato corto e gli occhi sgranati. Mantenere, entro i limiti del possibile, il sangue freddo diventa quindi un imperativo assoluto, anche perché l'ottimo sistema di shooting messo in piedi dallo studio non ammette cedimenti nervosi. La precisione delle armi è fortemente influenzata sia dal tempo speso per inquadrare il bersaglio, sia dalla lentezza dei movimenti della levetta, e capita spesso che una pressione istintiva si traduca in un colpo a vuoto. Un passo falso particolarmente rischioso durante le boss fight, la cui qualità si attesta generalmente su buoni livelli. Molto convincente anche il level design, che si dimostra sempre ispirato e leggibile. Resident Evil 2 non solo porta su schermo una Raccoon City più ampia e tentacolare, ma lo fa sembrando un complesso di ambientazioni di grande impatto scenico. Va detto che l'ultima sezione del gioco perde un po' dell'opprimente vigore delle precedenti, ma si tratta di un calo tutto sommato fisiologico, legato tanto al freddo minimalismo dello scenario, quanto alla presenza ridotta delle mostruosità erranti. Non si tratta però di una vera e propria battuta di arresto, specialmente se si considera che parliamo di un difetto largamente ereditato dall'originale. Dal canto suo, la nuova avventura di Capcom garantisce al pubblico un corposo banchetto di dettagli inediti, allargando l'abbraccio della narrazione per dare maggiore consistenza ad eventi e personaggi. Abbiamo inoltre apprezzato il modo in cui il team di sviluppo ha sintetizzato e ridefinito le sequenze di Ada e Sherry, ora dotate di un profilo ludico più particolare e riconoscibile, grazie anche all'introduzione di sezioni completamente inedite e ben realizzate. Alcune di queste aree rappresentano elementi di unicità per le campagne dei due protagonisti, che a sorpresa possono in effetti affrontare due scenari ciascuno. A differenza dell'originale, però, il remake non contempla nessuna interazione dinamica tra le avventure di Leon e Claire. Più in generale, a prescindere dallo scenario, le sfide proposte dal gameplay nelle diverse location sono sempre fondamentalmente le stesse, ma a seconda dell'ordine scelto per le campagne noterete qualche differenza marginale nello scorrere degli eventi. Per questo motivo, il secondo playthrough, necessario per accedere al vero finale, perde una fetta notevole della sua presa ansiogena, lasciando spazio a un certo logoramento dell'efficacia ludica. Questa strategia garantisce comunque un buon livello di rigiocabilità al titolo di Capcom, lasciando inoltre terreno fertile agli speedrunner incalliti. Come da tradizione, infatti, l'arrivo dei titoli di coda coincide con l'attribuzione di un rango alle imprese degli utenti, che determinano lo sblocco di ricompense speciali.
Una longevità complessiva a cui contribuiscono anche diverse modalità extra, tra cui l'iconica The Fourth Survivor. Passando al lato tecnico, non possiamo che dirci soddisfatti del ritorno dell'ottimo Ray Engine. Il frame rate, almeno su PlayStation 4 Pro, rimane sempre molto vicino alla soglia dei 60 fps, pur compiendo qualche sacrificio sul fronte della risoluzione e della pulizia generale dell'immagine. La qualità complessiva risulta comunque più che convincente e mostra miglioramenti consistenti rispetto al precedente capitolo della saga. Ottime anche le animazioni, sebbene sia possibile notare qualche occasionale traccia di rigidità sui volti dei personaggi. L'unica debolezza dell'eccellente comparto sonoro è rappresentata da un doppiaggio in italiano non sempre stellare, che talvolta perde efficacia anche per colpa di una localizzazione non perfetta dei dialoghi. Ragazzina, se n'è andato, è finita. Piuttosto marginali invece i problemi legati all'intelligenza artificiale degli avversari, che solo nel caso dei cani zombie mostra una concreta debolezza. In definitiva, quindi, il remake di Resident Evil 2 si dimostra un titolo perfettamente in grado di riportare nel presente, sia dal punto di vista narrativo che ludico, uno dei più grandi classici del genere. La sceneggiatura concilia sapientemente il classico effetto nostalgia con un accresciuto spessore narrativo, mentre il gameplay, pur chiaramente radicato nel presente dell'industria, rievoca in maniera intelligente i ritmi e le sfumature ludiche dei survival anni 90, senza cedere mai troppo sul fronte della tensione. L'efficacia ansiogena tende ad affievolirsi un po' durante la seconda run necessaria per accedere al vero finale, ma la rigiocabilità complessiva di questo Resident Evil 2 si attesta su livelli eccellenti, tra sfide, bonus da sbloccare e modalità aggiuntive sorprendentemente impegnative. Il remake di Resident Evil 2 si conferma quindi ciò che doveva essere, un titolo capace di offrire un nuovo corpo ad alcune delle nostre migliori memorie videoludiche.